Vi chiamate? Lazzaro Gullo Filippo. Vedi, la voce di un uomo che veramente conosce la terra, no? Yeah. E la state lavorando. La terra è dura, vero? È dura. Sì. Il sindacato come si propone a tutela nei vostri riguardi? No. Non bene, non male. Più bene che male. Quindi avete conoscenze. Io qui vedo una persona molto dinamica, molto dinamica. Dato dove per l'agronomo abbastanza mezzo conosciuto. Avete anche un figlio laureato in dottore in agraria. In agraria, quindi un figlio. Sta girando la Calabria come la base del cuore nella Basilicata. Quindi è un dirigente. In Sicilia, è una grande soddisfazione, signore, vero? Per lei avere un figlio laureato in questo settore qua. Ha lavorato segnale con la nostra azienda, sì. Ha lavorato alla Sistemi della Mezia, a un architetto di Catania, è ritornato alla Mezia. Per i genitori che viviamo per loro. La cosa che lui vuole fare di più. Quindi siamo. Signora, lei è la moglie del signore, come si chiama lei? Io Teresa. Teresa. Avete dato una bella testimonianza e come lavoratrici e come genitori e come persone, quindi di dove siete? Della provincia di Maiarato. Maiarato, calabrese, yeah. Fate parte del gruppo di. Sì, yeah. Sì nostro, della. Sì, del gruppo Valente. Sì. E, dunque, da quanto tempo lei è messo nell'agricoltura? Di che ne scivi? Quindi è quando ne scista voi? Ditemi una cosa. Ma non mi piace la terra. Allora, si dice a scarpi grossi. No. E cervellino. Contadino. Scarpa grossa e cervellino. Quindi per quanti anni la sta a fare sta festa? Due. Cioè quest'anno e l'anno scorso. L'anno scorso. Ho capito. In nome per conti, diciamo, della. La dimensione che rappresento la ringrazio, quindi grazie a voi, grazie. Ma che sono andato in onda?